Ciao a tutti, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Carrieri. E con me invece lo chef Nicola Vizzardi. La ricetta di oggi abbiamo il baccalà dissalato, bene, con, facciamo in pastella, una bella pastella, con una nota un po' più briosa, mettiamo un po' di birra e la adagiamo su una purea di broccoli. Broccoli. Andiamo con la ricetta, scaldiamo un po' di olio per poi cucinarci il baccalà, ecco qua. Io intanto, Antonella, ti preparo i broccoli così li puoi mettere a lessare 5 minuti, non di più, in modo da poterli poi ripassare in padella con olio e aglio e frullare. Tagliamo il nostro baccalà a listarelle, non facendo capitare ovviamente la pelle. Ecco qui, due. Mi raccomando, ben dissalato. Di solito come fai tu la pastella? Io metto uova, farina e basta, la pastella, un po' di sale. Certo. Io invece mettiamo un po' un liquido, vabbè, mettere anche un po' di acqua, se no. Io metto un po' di birra per dare quella spumosità in più. Mettiamo un pizzico di sale, cominciamo a girare. Mi vuoi versare un po' di birra, piano piano? Sì. Piano piano, al centro. Vai, vai. Ok, basta, andiamo un po' a incamerare un altro po'. A questo punto un attimo versiamo delle uova, aprirlo in un contenitore piccolo, controllare che sia ovviamente idoneo, quindi buono. Andiamo ad amalgamare e unire insieme al resto degli ingredienti. Questo potrebbe bastare sicuramente per 4 persone, un uovo basta, perché l'uovo non deve essere, deve essere un attimo per dare quel supporto proteico alla pastella. Eccoci qua, andiamo un attimo a vediamo un po' se è pronto il nostro olio, mettiamo un attimo ad insaporire e a far prendere la pastella bella. Intanto possiamo schiacciare lo spicchio d'aglio, tritarlo, dargli una tritata grossolana, mettiamo in un padellino con dell'olio extravergine di oliva e andiamo a preparare la base. Broccoli, sono pronti, nostro... Sì, sono pronti, li hai scolati? Sì, sì. Ecco, comincia a essere pronto e uniamo il nostro baccalà. Perfetto. Vabbè, un po' di acqua che contiene il baccalà, visto che è stato a mollo un po' di giorni. Ecco qui. Poi prende la carta pane, lasciamo qui. Perfetto. Eccoci qua. Aggiungiamo dei filetti di acciuga all'olio e l'aglio. Tempo che si sciolgono e ci rosoliamo i broccoli, aiutiamo un attimo con l'acqua di cottura dei broccoli, lasciamo insaporire e poi frulliamo tutto. Nel frattempo andiamo avanti con la nostra cottura del baccalà in pastella. Eccoci qui, Antonella. Andiamo a togliere il nostro baccalà in pastella. Ah, che profumo, Vedi com'è, che bella pastella, com'è rimasta croccante, ben dorata, no? Sì, sì, è buono. Mettiamo un attimo sulla carta pane per asciugarla. Togliamo i broccoli. Togliamo i broccoli, che sarà la nostra base del piatto. Guarda che bel colore verde. Sì, sì, bello. Colore
cromatico che hanno. Lo adagiamo qui. Che bello, nel piattino bianco come si vede bene il colore verde. Eccoci qua. Andiamo a mettere i nostri pezzi di baccalà. Andiamo a tuffare, possiamo dire, ecco. Negli broccoli. Eccoci qua. Una spolveratina di... Ci vuole sempre quel toc di chef, di giusto? Peperone dolce macinato, mi piace sempre. Mettiamo anche un filo d'olio d'oliva, extravergine. E il nostro piatto è pronto. Ovviamente non vi resta che riproporlo a casa vostra. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questo canale. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte.